Oggi 5 dicembre 2014 sto facendo questo video in questa discesa, in questa strada che si chiama la Valle Scura. Pensa, sotto la parte antica di Castelfidardo, e mi trovo qui in questa fonte che l'avranno costruita i benedettini, che si chiama Fonte di Gualdo, città di Castelfidardo. Guarda, vedi? Fonte di Gualdo, guarda che macello che è diventata, senza manutenzione, senza niente. Guarda chi, guarda che roba. Poi ti faccio vedere un attimo, a te che mi stai a guardare, l'ex convento dei benedettini, che i frati stavano lì in quel convento, in quel rettangolo lì di edificio, di architettura. È grandiosa lassù. Se uno va lassù a vedere l'ex convento, c'è la chiesa pure di San Benedetto. I benedettini, c'è la chiesa di San Benedetto. Dopo da lì parte delle grotte che collega al Monte Conero, collega Recanati, Osimo, Camerano, Offagna, collega dappertutto sottoterra, perché quella volta c'erano le guerriglie all'esterno della crosta terrestre, quindi si spostavano sottoterra onde evitare da essere ammazzati. Allora, io adesso faccio la registrazione qui questa fonte, e credo che domani ci verrò a fare il video, quello lì, ordinario e giornaliero, che adesso ho iniziato a fare i video giornalieri, e per quando vedi sto video qui già il giornaliero è scappato, quindi è così. Sicuramente domani ho intenzione di venire qui per far vedere, per denunciare lo schifo che c'è dell'abbandono dei beni architettonici. E niente, mi trovo in questa povera fontana, tutta abbandonata, distrutta, che una volta c'era un sacco di manutenzione, perché ai beni, nel cuore c'era Gesù un tempo, e allora ai beni ci si teneva, adesso senza Gesù non ci si tiene ai beni. Pazienza. Pazienza un cavolo, si dice, no? Pazienza un cavolo. Bisognerebbe tutti che dovessimo tenerci ai beni, alle architetture, sia moderne che antiche, specialmente quelle antiche, da tenerle un po' su. Guarda che roba, chi? Guarda che roba, è un macello, è un disastro. Le alghe, pare le alghe dei dinosauri lì dentro, guarda, pare le alghe primordiali, va. Lo dirò pure domani sicuramente. Guarda che macello qui, guarda chi, cos'è, i capelli, guarda chi, che macello, che alghe, però è belle se alghe, guarda che roba lì. Guarda che roba, le radici sotto e andate su e c'è la parte che galleggia, pensa un po' che roba. E na miseria, sapora fontana, non è guardata niente, con tutte le tasse che pagamo qui in Italia, l'Italia doveva essere splendida, e invece ci comanda i ladri, ci comanda gli assassini e i ladri sfruttatori, e la legge è fatta da ladri sfruttatori, pensa. Che macello! Oggi è estate, oh! Oggi è estate, come al solito, non è inverno di niente, perché ha messo il pioggia, che ha messo il piove che metteva paura, non ha fatto niente. I fiumi quasi secchi, e i fossi tutti secchi al massimo, tutto asciutto. E che c'è qua? Eccolo qua il tempo, vedete oggi? È estate, è estate. Estate, estate, na 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 na. Ecco qui, questa è una canzone che sente mio figlio, sente mio nipote, piccolini. Ecco qua, e allora cosa ti dico a te che mi stai a guardare? Ah, devo aprire la Bibbia, perché ieri sera, e ogni sera, come ogni sera, io so di solito chiedo: Gesù, se tu vuoi, se tu puoi, donami la tua parola, ma sia fatta la tua volontà e non la mia. Allora vado oltre, guarda, guarda dove ho parcheggiato la macchina, guarda. Vedi? Adesso vado oltre a Piazza Bibbia. Ci ho messo un segnalino in testa Bibbia, guarda, guarda, aspetta, guarda, c'ho pure l'appoggio che io per mettermi a sede, guarda che roba, guarda che roba. Oh, vedi, guarda, mi metto pure a sede, cosa vuoi di più? Anzi, cosa voglio di più io? Cosa voglio di più? Guarda, c'ho pure da mettermi a sede, vedi, vedi, guarda, la Bibbia, la Sacra Scrittura, questo libro racchiude tanti libri in uno, che questo libro, tutti i libri, l'ha scritti delle creature illuminate dallo Spirito Santo, d'amore nucleare, da Dio in persona. Quindi questa è la parola di Dio. Chi c'è racchiuso? Il passato, il presente e il futuro, pensa.
E non serve andare dal mago, dalla maga, o dal chiromante, o dal veggente, da tutte queste gente lì. Non serve a niente, serve solo a leggere chi e basta. Chi troviamo il passato, presente e futuro? È inutile che andiamo a investigare la vita nostra, che futuro ci avremo. Sono tutte cazzate, tutto un inganno astuto satanico per aprire le porte all'inferno, per andare all'inferno a essere magnati e cagati dal demonio in persona. Che schifo, che merda. Cerchiamo invece da meritarci il paradiso, da contribuire nel bene collettivo e insomma, da essere amore per noi stessi e per gli altri, per l'ecosistema, per le architetture, per tutto. Eh? Oh, allora, guarda. Guarda, Geremia, condizioni per il ritorno, capitolo 4, guarda. Ieri sera. Vedi? Gesù mi ha parlato tramite questa scrittura e il suo volere che la leggo anche a te. Se ritorni, o Israele, oracolo del Signore, a me devi ritornare, e se rimuovi le tue abominazioni dal mio cospetto, allora non fuggirai più. E se giungerai per la vita del Signore, con verità, rettitudine e giustizia, saranno benedette per te le nazioni e per te gioiranno. Infatti, così dice il Signore agli uomini di Giuda e di Gerusalemme: aratevi un campo e non seminate tra le spine, circoncidetevi per il Signore e togliete il prepuzio del vostro cuore, uomini di Giuda, abitanti di Gerusalemme, perché non ne rompa qual fuoco l'ira mia. Essa brucerà e non ci sarà chi l'estingua a causa della malvagità delle azioni vostre. Qui ci parla il nostro Dio creatore, anche se te non ci credi, però Dio creatore c'è, esiste, è sempre esistito e sempre sarà e t'ha creato dal nulla, anche se te non ci credi. Ci dice, di ritornare a Lui, di ritornare all'amore reciproco, di amarci gli uni gli altri, come Lui ha amato noi. Quindi il comandamento nuovo, qual è che ci ha donato Gesù? Dio fatto uomo in Gesù si è sacrificato per noi. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato voi. Quindi dovessimo tutti amarci reciprocamente, nel rispetto fraterno. Cerchiamo da volerci bene fraternamente tutti quanti. Ritorniamo al bene collettivo. Ritorniamo al bene che c'era. Più o meno, diciamo, c'è state sempre le guerre e tutto, però, come dicevo nel video giornaliero di oggi, di stamattina un po' presto, prima che era tutto nuvoloso, adesso è aperto, è diventata l'estate, ho detto che ritorniamo nella fraternità che c'era negli anni 80, Negli anni 80 c'era più fraternità, più uguaglianza, cerchiamo di essere un po' più amore, no? Gli uni gli altri. Come te posso dire? Non volemo arrivare alla perdizione eterna, essere magnati e cagati dal demonio in continuazione? Dopo ci scarpa la spina dorsale, ce la strappa dal corpo in continuazione. Dopo ci ficca una spada dalla testa al culo e ce la tira fuori. Poi ci scarpa le gengive e ci strappa i denti. Poi ci pia il gargalozzo, ce lo strappa con tutto l'interno del corpo. Dopo ci sbudella, ci pia i budelli, li tira fuori così in continuazione. E poi ci inchioda tutto un continuo, ci mette in croce tutto un continuo, ci caga, ci piscia addosso. Un macello l'inferno. Quindi l'inferno dopo c'è pianto e stridori di denti per l'eternità, senza mai fine. Ci sono dei dolori allucinanti, dove c'è le bestemmie continue, tutti insulti a Dio, non c'è amore, non c'è gioia, non c'è luce, non c'è niente, c'è un fuoco che ci divora in continuazione, per sempre. Non cerchiamo di andare all'inferno, no? Pezzo di porco e porca. Io dico per me stesso pure, Io parlo per me, parlo per te che stai a guardare, per tutti coloro che mi guardano. Bisogna che la capilla sa faccenda che io. Non duemo andante tenebra totale, ma dobbiamo aspirare al paradiso, dove c'è gioia eterna, dove c'è, come posso dire,
dove c'è una luce che non cieca gli occhi, una luce sublime d'amore immenso, incalcolabile, indescrivibile, eh? Dove non esiste la matematica di quanta gioia c'è, una gioia insostenibile. Lì non si piagne di tribolazioni o di morte che sia, lì si piagne di gioia, eh? Perché la Madonna quando appare dice: se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia, che voi figlioli non vi rendete conto quanto vi amo, quanto Dio vi ama, quanto io che sono stata incoronata regina dell'universo vi amo. Ovviamente l'amore l'ha donato Dio per noi, perché Dio si è fatto uomo in Gesù, venne su sta terra per redimere il peccato dell'uomo, di tutte le generazioni passate, presenti e future, e chiunque si affida a Lui è salvato. Non è che sarà salvato, è salvato! E ti dirai: com'è possibile? Vado all'ubitorio, vado in una cassa da morto, divento vermi, putrefazione. Eppure è salvato. Le creature che si affidano a Gesù sono salvate. Il corpo momentaneamente muore. Muore il corpo momentaneamente se non ritorna Gesù adesso dal cielo a ridimere i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Quindi se per il momento ancora non viene Gesù su sta terra, ancora, che dopo ci sarà la resurrezione dei morti, i corpi risorgeranno dal nulla e si riformerà la carne e la muscolatura, però nella perfezione. No, se uno era anticappato che c'ha tre bracci, oppure gli manca le gambe, il busto, due gambe, per esempio quel ragazzetto che va in giro, ormai ci avrà 50 anni, però va in giro senza gambe, senza bracci, senza niente, va a fare incontri in tel mondo, quello lì, purino, c'ha la gioia, cosa che non ce l'ha chi è che sta bene fisicamente. Gli manca tutto perché manca a Dio un tel cuore, perché è posseduta o posseduto da Satana. Apposta, chi è che li vedi sempre seri, incazzati, in continuazione? Perché c'ha il demonio un tel cuore, non c'ha Dio. Allora te voglio dire, quello lì, quel ragazzetto lì, quando morirà, quando il corpo muore, che Gesù ritornerà, il corpo lo rigenererà Gesù, perfetto. Perfetto, come doveva essere perfetto se noi stavamo in paradiso, se l'uomo non aveva scelto il demonio come suo Dio. Quindi Dio risorgerà in perfezione i corpi, anche se adesso stroppi, anticappati, disabili, è successo incidenti, non camminene, eppure dopo i corpi, noi saremo corpi perfetti, tutti perfetti, in perfezione, eh? Perché Dio non è malattia, non è morte. Non è affanno, non è che ci ha portato la disperazione che sia. La disperazione se l'ha portata all'uomo ascoltando al demonio, perché il demonio è morte, è divisione. Il diavolo significa divisore, colui che divide, quello che è unito. Quindi l'uomo ha ascoltato al divisore. E adesso, ecco qua, è fatta finita. Adesso dobbiamo morire in la tomba, dobbiamo morire in la cassa da morto, in una macchina, in tutte pare, in una moto, andate a sbattere un palo, oppure un frontale. Questi sono incidenti all'ordine del giorno, oppure gli omicidi, i suicidi, i genocidi. Dopo le madri ammazzano i figli, li buttano, li cagano, li partoriscono, fanno la merda e partoriscono e ammazzano il feto. Che macello, che macello. Dopo li ammazzano prima che viene ne partorite. Dopo li cagano. Che disastro. Dopo quelli che si ammazzano. Se vogliono ammazzare, perché deve ne pagare, per esempio dei titolari di fabbrica, deve ne pagare gli operai, non sa ne come fa, non c'hanno i quadrilli, le banche, non gli agevola più niente, se ammazzene. C'è uno che si è buttato dalle mura d'Osimo, dopo l'amico mio puretto Andrea si è buttato dalle mura d'Osimo perché quelli molti, molto stretti intra la famiglia sua non lo ascoltava, e poi anche per altre ragioni gravissime, però per delle cose che non... Come te posso dire? È cose che non deve ne capitare sta roba lì, oh. Non dobbiamo rifiutare la vita, oh. Non dobbiamo rifiutare la vita che ci ha donato dal nulla a Dio. Perché se noi rifiutiamo la vita, e se in quel momento, certo, se uno rifiuta la vita che in quel momento è esaurito, oppure c'ha qualcosa che è andato male nel cervello, allora Gesù lo perdona sicuro. Però Dio, fatto uomo in Gesù, ci dice da non rifiutare la vita, eh? La vita, se uno la rifiuta, va all'inferno, non c'è dubbio. Però se uno, per esempio, la rifiuta, fa un attimo di pazzia, dopo però non vuole più ritornare indietro, perché non è come un videogioco che te vai a sbattere e poi ricominci. No, non puoi più ritornare indietro. Una volta che decessi, a posto, sei decesso. Dopo non ritorni più. Se uno
Se uno, te voglio dire, che si ammazza per esempio perché ci ha avuto una. Psicologicamente ha preso le medicine l'ha mandata in tilte, o l'ha mandata in tilte, se si ammazza così, non è che l'ha fatto di proposito. Allora lì in quei casi c'è la misericordia di Dio. Ma se uno lo fa di proposito, se suicida di proposito, allora quello va all'inferno, dove c'è pianto e stridore di denti per l'eternità, dove senza fine c'è la tribolazione totale della morte eterna, la morte eterna di tribolazioni, dolori assurdi, allucinanti, incalcolabili. Quindi cerchiamo da non farsi cazzate lì, non ci ammazziamo. Chi è che si vuole ammazzare? Invece di ammazzarsi, piasse un treno, ndacesse chissà andò. Tanto poi pian treno, se non c'hai i quadri, pi un treno lo stesso. Dopo, quando viene il controllore e te dice te fa la multa, te tanto che te frega, te vuole ammazzare, che te frega della multa, te può fare anche mille multe. Però te ferma nella prima stazione e poi ritorni su, pi un'altra volta un altro treno, finché non te ferma, te fa un'altra multa, poi ritorni su e arrivi in America. E arrivi in America, poi riandu te pare. Non bisogna ammazzarsi, oh. Non bisogna ammazzarsi, non bisogna rifiutare la vita che ci ha donato Dio per amore, per amare ed essere amati. Quindi cerchiamo da capirla sta faccenda qui. Adesso io mi proteggo contro gli assalti infernali, demoniaci, e mi auguro che questo video fosse di spunto e per il bene collettivo anche per te che te volei ammazzare. Te vuoi ammazzare, c'hai sentimenti di morte, perché? Perché non sei protetto e protetta da Dio, non sei protetta, cioè Dio ci sta sempre dinanzi e ci ascolta, ma siccome te credi che non ti ascolta, in realtà sei te che non ascolti a Dio. Non te sto a giudicare, però se noi ci sentiamo non ascoltati da Dio, in realtà chi è che non ascolta a Dio? Siamo noi, perché ci sentiamo superbi, superiori a Dio. Ci dimo perché non ci ascolti? In realtà siamo noi che non ascoltiamo l'amore di Dio, perché Lui ci nutre tutti i giorni d'amore suo. Ci dona la vita dal nulla, ci ha donato la vita dal nulla, ci ama immensamente, infinitamente. Grazie Gesù, lode e gloria a te per sempre. Mio re, mio tutto. Allora, cerchiamo da capirla sta faccenda qui. Allora te devi mettere in testa, ante il cuore, che Gesù ci ascolta. Siamo noi a non ascoltare Lui, lo hai capito? Ah no? Lo so che non la capisci. Non lo so, lo so. Tanto uno ci deve nascere con quel focolaio ardente dentro di se stesso, di questa... come posso dire, dell'amore di Gesù. Se uno non ce nasce, puoi dire quello che te pare, poi fai i discorsi, puoi parlare in continuazione, non serve a niente. Serve fino a un certo punto, perché tanto alla fine uno, se si mette in testa ad ammazzarsi, se lui ormai vuole andare all'inferno, non c'è niente da fare per fermarlo o per fermarla. Però io ci provo, uomo avvisato oppure donna avvisata, mezza salvata. Uomo avvisato, mezzo salvato. Però io avviso, ma c'è tanti che non ascoltene, non ascoltene. E cosa me frega a me? Peggio per voi altri. Io l'importante che noi, ognuno di noi, l'importante è che avverti ai fratelli, a tutti i fratelli, perché noi qui sulla terra durissimo professarci tutti i fratelli e sorelle, come dice il Papa, fratelli e sorelle. Perché fratelli e sorelle? In Gesù. Chiunque si affida a Gesù è fratello e sorella. Quando a Gesù gli hanno detto, chi è i tuoi fratelli? Cos'è, tua madre ha fatto altri figli, ha fatto una cucciolata tua madre? Gli hanno detto, no, la gente. Gesù ha detto, no, gli ha detto, i miei fratelli non sono quelli consanguigni, ma sono quelli che fanno la volontà del Padre. Quindi fratelli in Dio, in Gesù e nell'amore, i fratelli nell'amore. Chiunque contribuisce all'amore siamo fratelli, quindi cerchiamo da contribuire tutti all'amore, così siamo tutti fratelli. Oh, due, oh, su aereo, se sente il rumore non si vede niente. Non ci capisci, forse è troppo alto. E il vento tira giù e se sente il rumore prima chissà quant'è. Allora oggi è venerdì. Ma hanno chiamato gli assistenti sociali a faticare per l'ospizio devo faticare e cule ore e mercoledì prossimo, giovedì, venerdì e sabato. Adè gli dico se può, anziché il sabato mattina faccio lunedì, perché sabato prossimo ho mio figlio. Quindi guai
se per carità, mai rifiuta il lavoro, infatti non lo rifiuto, perché ogni volta che mi chiama ce l'ho a fatica. Mica so compagno a te che dici rimboccate le maniche e te non fai niente. Porco e porca. Vedi? State sempre a giudicare, io fatico, mi do da fa, tutto un continuo, per il mio creatore tutti i giorni lavoro, tutti i giorni. Dopo se mi chiama qualche tu vado a fare dei lavori qua e là, sotto voucher comunale stavolta. Sotto voucher comunale, perché non campo d'aria, c'ho un sacco di buffi da pagare, non so più un sbatte la testa. A parte che qui c'è le costruzioni Lego, qui guarda, c'è le costruzioni mattò, queste non è costruzione plastica, qui se sbatto la testa qui me la pacco. Te saresti contento e contento, ma voglia. Ma chiamato per pulire fora, che è un macello, è un bordello de fora con lo spizio. Allora ci vado a faticare. A pensare che quando c'era zio Mammo e il Mammo che pensavo che non moriva l'anno scorso, non moriva, io non pensavo che ci stava chissà quanto, ci andavo poco a trovarlo. Adesso ho i sensi di colpa, vedi cosa vuol dire? Bisogna andare a trovare gli anziani, i nostri cari, anche i parenti e tutto, bisogna andarli a trovare prima che decedene, prima che passene da sta vita a st'altra, perché sennò dopo ci manca i nostri cari. A me mi manca il mammo, zio Mammo, buonanima, eterno riposo, dona zio Mammo, signore, splendi a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Adesso affidiamoci a Gesù, se tu vuoi, affidati a Gesù, che siamo salvati se ci affidiamo a lui, se confidiamo in lui, siamo salvati. Oggi devo ringraziare tantissimo a Riccardo e a Andy, do cos'è? Mi tocca andare su chi l'ha visto, non t'ho sentito più, non t'ho visto più, do sei, oh, se faceva tanto bel sentì, perché tra Andy, tra Riccardo e tra un'altra due persone mi hanno donato un sostegno che io ho dato un piccolo acconto ai meccanici di tutti i soldi che devo dare a voi, non so più un sbatte la testa, però niente non è come tutte le cose. Allora grazie Riccardo, grazie Andy e grazie a un'altra due persone che io ho potuto dare un piccolissimo acconto ai meccanici di tutti i quadri che devo dare, non si sa più cosa devo fare per dargli questi soldi, questi stanno aspettati mesi e mesi. Allora a morire e a pagare viene sempre in tempo, si dice, spetteranno, però è anziani e dopo gli accessori li devono pagare quelli che dei accessori della macchina. Io perché non sono stato mai un tipo, io ho sempre faticato e pagato, ho sempre faticato, però la busta paga di YouTube è piccolissima, è banale, capito? Non si riesce a pagare tutto. E quando te c'hai un figlio che non ti rendi conto cosa significa, se te non c'hai un figlio non puoi discorrere, non puoi commentare. Se uno deve pagare il figlio, deve pagare il mantenimento, deve pagare le spese, deve pagare chi, deve pagare là, deve pagare su, deve pagare giù, non sai più dove girare perché devi pagare tutti, non sai più dove sbatte la testa, allora te voglio dire, uno non può capire cosa significa tutte queste spese. Però se uno ha un figlio oppure due figli, lo sa bene cosa vuol dire. Se è un operaio normale oppure se ha perso lavoro, compagna a me, che se è data fa i lavori in giro così occasionali, alla meglio e peggio, in più lavori per Gesù tutti i giorni. Per Gesù tutti i giorni. E Gesù, mi affido a lui e confido in lui e ancora vado avanti con la gioia e con la pace, anche se non mi posso permettere niente per comprare, però c'ho il dono, Dio mi fa il dono del suo amore, che è la cosa più bella che c'è, perché l'unica cosa che conta e che rimarrà è l'amore. Grazie Gesù, lode e gloria a te per sempre, amen. Adesso io mi affido a Gesù con questo rosario che ci allontana i demoni da dentro il cuore e da questo corpo che ci ha donato in prestito, che lo dovessimo trattare bene il corpo, perché il tempio dello Spirito Santo dovrebbe essere, tutti noi dovessimo testimoniare l'amore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi è scesa sempre l'acqua anche in questi periodi di secca? Adesso non ha piovuto mai, quant'è? Allora, un mesetto fa ha fatto 10 minuti di pioggia, dopo 4 mesi e mezzo fa ha piovuto bene per 2 giorni. 4 mesi e mezzo fa però.
per 2 giorni ha piovuto. Dopo non ha piovuto più. 2 gocce d'acqua di polvere che ha sporcato tutte le macchine e fatta finita. Per questo i fiumi quasi tutti secchi qua, dalla parte adriatica. Dopo mi hanno detto che da Rimini in su ha piovuto. E oh, beati loro che ha piovuto. Qui non ha piovuto niente, eppure butta l'acqua. Qui c'è scritto acqua non potabile, in modo che la gente non la viene a pià. Così la gente va a fa guadagnare quelli che vende nelle bottiglie d'acqua imbustate. Para, acqua non potabile. Te pensa che questa qui è una fonte che si nutre di una falda acquifera che c'è qua sotto, che dal 400, che c'è, dal 1400 che c'è la falda acquifera, pensa. L'acqua viene fuori dal nulla, Gio. L'acqua viene fuori dal nulla, pensa. Pensa che roba, oh. Te dirai, viene fuori dalla falda acquifera, non viene fuori dal nulla. Eppure non è possibile, tanto se non piove da mesi e mesi, come fa a venire su lì? La falda acquifera ci avrà una fine, no? Eppure chi viene su, è un miracolo, è un miracolo. Grazie Gesù di questo miracolo, invoco lo Spirito Santo. Ogni tanto vedo l'orario, perché se mi fa a mezzogiorno devo andare all'assistente sociale a firmare le carte per il voucher comunale. Ci fa pure rima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito, sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù andò con i suoi discepoli in un podere chiamato Getsemani e cominciò a provare tristezza e angoscia. In preda all'angoscia pregava più intensamente, il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Allora noi dobbiamo prendere spunto da Gesù, che in preda a una valle di lacrime che lo stavano per mazzà, dobbiamo incessantemente pregare, pregare incessantemente per non entrare in tentazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Oh Gesù, aiutaci a pregare col cuore, a recitare sto rosario, aiutami col cuore, perché chiunque si affida a sua madre nel nome di Gesù arriva prima a Gesù, perché Gesù ce l'ha donata come nostra madre, intercettrice per noi presso di lui, pensa. Oh, io mi spoglio perché è caldo un bel po', oh, l'amore nucleare mi scalda. Grazie Gesù, grazie amore nucleare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Adesso ti voglio dire che il rosario è importantissimo, è un'arma, è una mitragliatrice contro Satana, contro i demoni. Cerchiamo da toglierci i demoni col rosario tutti i giorni e così acquistiamo la pace, la gioia e la conversione del cuore. Padre nostro che sei... Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. La folla di nuovo gridò: crucifiggilo! E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Pensa, si è sacrificato per te e per me, per tutte le generazioni. Pensa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero del dolore si contempla... Nel terzo, cosa sto a dire? Correggimi, no? Te che mi stai a guardare, correggimi! Non ci indormiamo per recitare rosario, perché non è stancante. Te dirai, è stancante un bel po', io non lo recito mai, lo salto. Allora, dentro il cuore c'hai a Satana. Cerchiamo da tu toglierci i demoni, oh. È ora scossa da toglierci i demoni da dentro di noi. Perché c'è tanta invidia, tanta cattiveria, tanta perfidia, i malocchi, le magie, le maledizioni. E i cosi lì, le macumbe, pensa, una volta una persona mi ha detto le macumbe alla fine me le faceva lì. Pensa che roba, attento che te fanno le magie, me le faceva. Pensa un po' che roba. Stiamo attenti, non ci fidiamo di nessuno, solo di Gesù dobbiamo fidarci, manco di quello che ci sta vicino, che ci potremmo fidare chissà quanto, ci pare, io di quello, di quella mi posso fidare al 100%, no, solo di Gesù ci potremmo fidare. Ricordati che chi è che ti sta più vicino possibile è quelli che ti può tradire pure di più, hai capito? Ah no, lo so che non la capisci, manco io la capivo, fino a che ci ho sbattuto il muso 10 volte, però me lo capita. Meglio tardi che mai, si dice. Allora, affidiamoci, io mi affido a te, Gesù, perché so che tu non mi tradisci.
L'unico in assoluto essere che non tradisce il nostro Dio, perché ci ha creato per amore, per amare. E ci ha detto, state in questo paradiso, vi offro tutto, non mangiate dell'albero del bene e del male. E invece l'uomo cosa ha fatto? Non ha ascoltato a Dio. È per questo che dobbiamo andare a finire al cimitero. Nel terzo mistero, l'incoronazione di spine. I soldati condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo. Poi, mentre si inginocchiavano davanti, lo deridevano dicendo, salve re dei giudei. E dopo, nei libri di Gesù, che gli ha detto alla Monica, a Suor Faustina Covasca, che è apparso Gesù, gli ha detto che dopo gli hanno fracassato una spalla. La spalla sinistra era fracassata, il polmone scappava fuori, la spina dorsale era strappata. Le costole erano tutte rotte, eppure ha portato la croce fino alla fine. Quindi cerchiamo da affidarci e confidare in Gesù sempre, sempre. Ora lì, col contadinaccio, mi ha guardato un cazzato così. Pare che se crede che io fo i combini guai in questa fontana tutta sbudellata già. E allo spadacascio cosa combino? Eh? Chi è che mi chiama? Chi è? È un numero strano. È un numero strano. Fa un po' vedere chi è. Pronto? Ciao Andrea, guarda, mi puoi chiamare, scusami tanto, verso le 2, che adesso non posso stare al telefono. Ah, una setta satanica in Ancona. Che macello. Ah, ah. Vabbè, vabbè, però questi è potenti, questi capirai. E il diavolo ne sa una. Questa è gente potente che c'hanne. Questa c'hanne autorità nel governo, perché il governo ci sta a distruggere. Il governo è assassino e fa le leggi contro l'uomo. Contro la vita, contro l'amore. Certo, Don Paolo è bravissimo, è bravissimo. Sì, sì. Mamma mia. Vabbè, vabbè, ben volentieri, Andrea. Se puoi, però, se mi puoi parlare in un altro momento, che sto a fare una produzione video, scusami. Però non più tardi, perché alle 3 devo essere da mio figlio oggi. Ciao, ciao, grazie, ciao, grazie. Ah, hai capito chi è? È un amico mio che pensavo di andare su Chi l'ha visto, però invece lei mi ha chiamato dopo de Amen. Questo è uno che ha un cuore buono, un cuore d'oro, però mi chiama una volta all'anno e ci vediamo una volta ogni un anno e mezzo. Pensa un po'. Però è sempre meglio sentisse che non sentisse più. Allora, dicevo del Suor Faustina Covasca, la Monica, Gesù alla Monica gli ha detto che l'hanno fracassato proprio. Ponte la Bibbia pure c'è scritto che gli hanno dato pure i cazzotti in faccia a Gesù, l'hanno sputato, lo deridevano, gli hanno messo una veste dopo della sbudellamento, dopo delle frustate, che dopo gli hanno strappato le carni perché c'erano i piombi e con i bulbi, con le punte, c'era le palline di piombo, i spuntoni che hanno strappato la carne, le costole, hanno sbregato tutto. Dopo gli hanno messo un telo rosso per prenderlo in giro, come perché allora per prenderlo in giro come se fosse re, no? Infatti lui ha detto, io sono re, però non di questa terra. Lui era il re di re. Il re dei re. Allora, per schernirlo, per prenderlo in giro, i soldatacci gli hanno messo una veste di porpora rossa addosso. E allora pensa quando l'hanno tolta sta veste rossa, quanto dolore ci ha avuto un telapelle, perché era ormai
e tutta distrutta la pelle. Quando gli hanno tolto sta cosa lì, c'erano i pezzi di pelle. Dice Suor Faustina Kowalska, racconta che Gesù gli ha detto per filo e per segno della passione. Quando gli hanno tolto sta veste, c'erano i pezzi di carne di Gesù nella veste, di questo manto, questo telo, come lo vuoi chiamare, questa veste, no, che hanno messo. Come per dire, guarda un po', eccolo il re, tutto frustato, deriso, sbudellato, questo è un re, per prendere in giro. In realtà Dio in Gesù era re dei re, pensa, il re dei re, messo a morte dalla creatura che ha creato Dio in persona. Pensa, oh, pensa un po' che roba, Dio si è fatto uomo in Gesù per salvare la propria creatura che l'ha sbudellato, che l'ha messo a morte. Pensa che amore infinito che c'ha Dio per noi. Adesso i discorsi li auguro a tutti, anche a me, perché però è bene affrontarli. E chi è che li affronta se non io? Nessuno, non c'ha coraggio nessuno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. O Gesù, donami la grazia da illuminare più persone possibili che mi stanno a guardare del tuo amore. Immaginiamo un attimo la grazia dell'acqua, no? Pensa a Dio che ci dona tutta s'acqua, no? Guarda, s'acqua pare che poca, no? Te pensa, tutta s'acqua, anni e anni, dal 1400, potevano creare un mare, un lago più grande del mondo, potevano riempire un lago più grande del mondo. Pensa alla quantità d'acqua andata giù in questa fontana. Pensiamo alla quantità d'acqua anche nei periodi di secca, che va sempre giù con l'acqua, guarda, va sempre giù in continuazione. Pensa in un giorno che vasca può riempire tutta quell'acqua in una giornata intera. Pensa, una piscina grossa un bel po' può riempire. Immaginiamo in un anno cosa avrà riempito, cosa può riempire il bacino d'acqua. Se chi, per esempio, anziché una fontana che scola l'acqua giù per il campo, giù per sottoterra, ci mettiamo un contenitore d'acqua immenso, lo riempie tutto nell'arco di un mese.
Lui riempie tutto, tutta s'acqua. Quindi pensa che amore grande che c'ha Dio per ognuno di noi. Ancora potremmo bere, ci potremmo fare le docce qui in Italia. Ancora, per carità, l'Italia è spezzata. Dall'Emilia Romagna in su piove. Dall'Emilia Romagna in giù non piove proprio niente fino alle Marche. Le Marche proprio zero in condotta. È mesi e mesi che non fa più la pioggia fatta bene. Però ancora chi va giù l'acqua, quindi per questo dobbiamo sempre, grazie Gesù, grazie, anche se non dasse giù niente, eppure ci dona respiro, ci dona la respirazione, ci dona ancora l'aria che respiriamo, anche se piena di inquinamento, però bene o male campiamo, mangiamo, ancora se magna, la terra ancora dà i suoi frutti, quindi dobbiamo essere grati a Dio, per tutto. Anche se non gli dasse i frutti, anche se non dasse più niente, non potevamo mangiare manco, dobbiamo essere sempre grati a Dio, perché se non mangiamo deve essere che causa dell'uomo ingrato, che bestemmia dalla mattina alla sera, notte e giorno, dopo se gli succede le disgrazie, se lo merita, su porco dell'uomo, che ha ascoltato al diavolo, Nel quarto mistero del dolore si contempla il viaggio di Gesù al Calvario. Allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero. Guarda, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Adesso nel quinto mistero ed ultimo, 10 Ave Maria, ultima e poi basta, Te dirai, allora! Però non me devi dire così! Non devi dire così, perché il rosario è un piacere. Io tutti i giorni, non è che so fissato. Non è da dire uno è fissato, recita sempre il rosario perché è fissato. No, perché so che questa preghiera non ce l'ha donata un prete, un frate, un vescovo, un cardinale, il papa, oppure una congregazione all'esterno della chiesa. Ce l'ha donato Gesù e Maria in persona, che è apparsi quinta la terra e ha donato il rosario a Santa Caterina da Siena e a Sant'Antò. Gli ha donato a San Domenico, e poi ad altri santi gli ha donato il rosario come arma potente contro gli attacchi infernali, e gli ha detto da recitarlo sempre col cuore tutti i giorni per proteggersi contro i demoni. Ricordati, non è uno scherzo, guarda, non sto a scherzare,
Non sto a scherzare. Fio de papà, fia de papà, tutti viziati al massimo. Che dopo uno me deride, no? Me sputtana. Non è vero, non è vero. E invece è vero, è vero, è un dato di fatto. Tutti gli argomenti che tocco sono dati di fatto. Anche se te dici di no, me ne strafrego, perché è vero. Allora, nel quinto mistero del dolore si contempla la morte di Gesù in croce. Venuto mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Para la Madonnina che soffriva e a vedere il proprio figlio sbudellato e messo in croce. Pensa al dolore della madre, pensa! La madre, quanto dolore a vedere il proprio figlio sacrificato per tutti gli uomini delle generazioni passate, presenti e future. È andato a aprire le prigioni degli inferi, è andato a aprire le prigioni dei morti. Tutte le generazioni passate stavano imprigionate dentro la morte, Gesù l'ha andato a sprigionare. Pensa che roba, oh! Gli ha aperto le prigioni della morte, perché lui ha sconfitto la morte. Chiunque si affida a lui è salvato! Grazie Gesù, Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Adesso salve Regina, salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostrici dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria, a te un Padre ave gloria per la protezione del Papa, per la protezione tua che stai a guardare e per la protezione mia che sto a parlare, per la protezione dei nostri cari, i nostri figli, eh? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso ai nostri cari defunti, eterno riposo dona loro, Signore, splende ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
riposino in pace. Amen. Eterno riposo dona loro, Signore, splende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Eterno riposo dona loro, Signore, splende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Adesso, prima delle litanie, questa preghiera. Oh, no, no, le litanie, va? Le litanie e poi concludo con la preghiera di benedizione, eh? È importantissimo, Rosario, ricordate, non te sbaglià, non te sbaglià, non di che è una lagna palloso, perché quando uno dice che è una lagna palloso, perché purtroppo è assatanato, è un'anima purtroppo abbindolata dalla tenebra totale che non riesce a comprendere e la grazia che c'è recitando rosario, compiendo le opere buone, sempre praticamente, sia alla lode continua a Dio con la bocca e sia con i fatti, una parola buona, un gesto d'affetto, una carezza, una pacca sulla spalla, oppure come posso dire, un bacetto innocente, un abbraccio a una persona, una telefonata dolce, una parola buona, una dolcezza, la comunione, che non ci si divida mai tra creature, perché la divisione ce la porta il demonio, porco e porca, l'ulemo capì. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudicici, Cristo esaudicici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Grazia Divina, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Senza Colpa, prega per noi. Madre Amabile, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Modello di Santità, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Modello di Vera Pietà, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Gloria della Stirpe di Davide, prega per noi. Splendore di Grazia, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi, Signore. Prega per noi, Santa Madre di Dio, saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Adesso la benedizione per te, per me, per tutti coloro che mi guardano e per tutti i nostri anche nemici. Pregamo per i nemici, perché Gesù ci dice, ama il tuo nemico, amare i nemici. Quindi pregamo per i nostri nemici affinché si convertissero nell'amore di Gesù, affinché ci potessimo tutti vuole bene. Padre nostro che sei... Padre Santo, concede a noi, tuoi figli, una continua salute di corpo e di spirito per l'intercessione gloriosa di Maria, liberaci dei mali della vita presente. Donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso per i nostri nemici, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Adesso una preghiera particolare, un'Ave Maria e l'intercessione potentissima di San Michele Arcangelo, e affinché, e come posso dire, per la setta satanica che sta uscita anche in Ancona. Anche in Ancona e le sette sataniche cercano da creare una congregazione di preghiera per portare le anime all'inferno. Pensa che roba, non basta tutta sta tenebra che ci avvolge, pure un'altra setta satanica, si porchi! Oh Gesù, prego per questa gente che purtroppo è abbindolata dal demonio affinché si sviassero da questa via sbagliata che li porta solo a tribolare per l'eternità, senza fine.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Illumina queste menti, questi cuori imbastarditi. Gesù, convertili, se tu sia fatta la tua volontà, non la mia. Avvicina a te più anime possibili, verso l'amore. Grazie Gesù, lode e gloria a te del tuo amore immenso che nutri per ognuno di noi. Allora cerchiamo da pregare incessantemente, per non entrare in tentazione, perché sennò chi le tentazioni è tutto un continuo, Gesù, grazie, anche oggi ti ringrazio, ti lodo, ti ringrazio per sempre, oggi, domani, sempre, sempre, in continuazione. Ciao, fine, te, end.